Abbiamo delle firme da darvi. Ah, ecco. Però il modulo non ce l'abbiamo. Ah, capito. Questa è la migliore dimostrazione di come i compagni abbiano paura. Quindi io ringrazio la Livorno tollerante, democratica, educata e civile che non è quella che va in piazza a rompere i coglioni al prossimo. Vorrebbero fare altro che non andare a curare quattro scalzacani, però questo purtroppo è. Questo è il simbolo della Toscana che andremo a liberare, che si fonda sul merito, sul rispetto, sull'educazione e sulle regole uguali per tutti. E quindi è bellissimo essere stato ieri sera a Cesina con 700 persone, essere stato ieri pomeriggio a Follonica con 400 persone. La Toscana si sta svegliando, grazie, perché il 31 maggio avremo delle bellissime sorprese. Non si possa andare civilmente al mercato a parlare con tanta gente per bene. Evidentemente c'è gente che deve tornare a scuola, deve tornare a scuola di educazione dalle mamme e dai papà. Poi io mi impegno a una Toscana pulita, a una Toscana con gli ospedali che non chiudono ma aprono anche la sera. Perché c'è la città che ti porta via a portavoce. Ma chi ne lavaci da questa merda?
Valerio, Valerio! Marca ora!